Buonasera a tutti, bentornati con il nostro classico approfondimento televisivo con la nostra Enrica Leone. Ciao Enrica e benvenuta in puntata anche per questa settimana. Buonasera a tutti, grazie mille. Sì, come al solito siamo qui pronti per il nostro approfondimento e cominciamo subito, cominciamo con i programmi più visti della settimana, o meglio, quelli che i sette programmi che hanno vinto le sette serate da lunedì a ieri, a domenica sera, domenica 13. Tra l'altro dobbiamo fare una piccola correzione sulla grafica perché ci sono delle date sbagliate, ma le correggiamo intanto che ovviamente ne parliamo insieme. Ovviamente la settimana non è quella del 31 al 6 di novembre, ma è quella successiva, quella appena terminata. E vediamo un po' qual è stata questa settimana. Una settimana che ha visto ancora una volta in netto vantaggio la Rai e vincere con 5 programmi, quindi ha vinto, vuol dire che ha vinto la guerra degli ascolti per 5 serate, e 2 invece le ha vinte Canale 5. Andiamo subito con il settimo posto, Medico in Famiglia. Abbiamo visto che ormai si è assestato intorno al 15-16%, quindi non dei numeri altissimi, purtroppo, rispetto al passato, ma anche insomma rispetto al panorama delle fiction di questo periodo. Spiace un po' perché praticamente quasi la fiction Rai che sta facendo meno ascolto di quelle in onda in questo periodo. Ovviamente è vero che sono passati 18 anni, non mi dico famiglia, però comunque insomma dispiace che ci sia questo brusco calo. Però insomma forse dovrebbe far riflettere questa cosa. Ma perché? Che cosa è cambiato? È cambiato il giorno del palinsesto, l'orario, No, poca no, promozione? no, no, guarda, in realtà il giorno in passato, tanti, tanti anni fa era di domenica, adesso bene o male è il giovedì, poi si è fermato al giovedì. Diciamo che comunque ha un competitor di cui poi nella seconda parte del programma parleremo che è abbastanza forte. Non fa ascoltoni, però comunque leva un po' di pubblico che rischia tutto. Su Canale 5 abbiamo Il Segreto, poi comunque siamo arrivati alla decima stagione di Un Medico in Famiglia, quindi anche estremamente difficile riuscire a fare riuscire a creare dei plot nuovi che possano comunque tenere incollato il telespettatore. Gli anni passano per tutti. Abbiamo Don Matteo, che è l'altra lunga serialità della Rai, che però invece non sembra sentire il tempo che passa, ma perché è proprio una struttura narrativa totalmente diversa che permette di andare avanti nei secoli. Quindi Un Medico in Famiglia invece è diverso, è una tradizionale serie familiare che se non si riesce a raccontare in modo innovativo rischia di stancare. E poi c'è da dire che, e questo secondo me non aiuta, ma l'ho già detto molte volte, Un Medico in Famiglia viene la puntata che va in onda il giovedì, viene poi replicata il venerdì su Rai Premium in prima serata. Quindi c'è anche questo, quindi ovviamente bisogna un po' fare i conti anche con tutto questo, con i modi attraverso i quali le persone possono riuscire a recuperarsi questa fiction. Quindi comunque diciamo che i motivi possono essere i più disparati e molteplici. Sicuramente i 10 anni di questa fiction e il fatto che comunque ormai il tempo sia passato un po' per tutti non aiuta, chiaro. E poi questa appunto possibilità insomma, di riprendersi la fiction come quando si vuole, ovviamente fino a quando la metodologia di rilevamento dei dati auditor sarà questa, è quella che abbiamo oggi. Questa possibilità di recuperare quando, appunto, e come si vuole, non fa altro che danneggiare i prodotti televisivi, però insomma, fa parte del gioco. La seconda correzione che dobbiamo fare in questa grafica è che al sesto posto abbiamo, e non al quinto solo, che è una nuova fiction di Canale 5, che alla prima puntata ha fatto il 16,05%, un buonissimo risultato. Come vedi, mentre magari per la Rai sono risultati un po' deboli, per Canale 5 sono comunque risultati molto molto buoni, perché porto l'esempio ultimo di Squadra Antimafia che si assestava intorno all'11-12% di share 13%. È stata decretata la chiusura con l'ottava stagione, non si farà più Squadra Antimafia, per cui insomma
il 16% per Canale 5 è tanto da un punto di vista delle fiction, delle serie TV, film serale e quant'altro, quindi comunque ha fatto tantissimo, ha fatto 3.644.000 spettatori, quindi un buon risultato. Vedremo poi se persevererà. Al quinto posto quindi abbiamo Braccialetti Rossi, che è andato in onda ieri sera, 16,30%. Qui la cosa sorprende un po' di più perché siamo alla terza stagione di questa fiction e ha già subito un tracollo abbastanza rischioso. Probabilmente la prima stagione era la novità, era il tema particolarmente bello e impegnato che trattava, i bambini, i ragazzini malati, oncologici, ricoverati in ospedale. Con il passare del tempo probabilmente è diventato un po' un merchandising anche Braccialetti Rossi, e quindi ci si è un po' staccati forse troppo da quello che era il pilastro, che era Spinoza, che era questo scrittore che ha vissuto, e lui stesso era un braccialetto rosso e ha raccontato la sua storia in questo libro che poi è diventato fiction. Poi ovviamente la fiction ha preso la sua strada, e di conseguenza probabilmente, complice il fatto che la domenica è particolare come serata, sì, perché molto sì. spesso abbiamo degli ascolti che sono particolari e non si riesce mai bene a capirli, perché ci sono dei momenti in cui la domenica sera c'è un crollo degli ascolti, o comunque la domenica fa degli ascolti, ci sono degli ascolti, le percentuali di ascolto molto più basse rispetto alla settimana. Complice anche la giornata sportiva, no? Sì, complice le partite sicuramente, complice il fatto che comunque domenica, sì, diciamo che la domenica è un po' un terreno minato, e quindi bisogna calcolare bene che cosa mettere in televisione. Anche qui Canale 5 manda allo sbaraglio il suo segreto, che manda in onda ormai praticamente quasi al momento tutte le prime serate di Canale 5, però nonostante questo comunque Braccialetti Rossi ha vinto, e ha vinto anche Un Medico in Famiglia, avendo come competitor il segreto, quindi comunque fanno parte di, cioè hanno avuto ascolti bassi ma hanno comunque vinto la gara degli ascolti. Poi saliamo un po' di più anche come numeri, come al solito Tale Quale Show è calato perché la gara vera e propria è terminata, adesso ci sono un po' la gara dei campioni del passato e del presente, e quindi ovviamente l'attenzione magari è un pochettino scemata, ma comunque resiste. I Medici, che si sono conclusi con il 25,9% di share, quindi successo assoluto, come puoi vedere da te, una percentuale del genere è mantenuta quasi fissa per tutte e quattro le puntate, c'è da dire che ovviamente erano solo quattro puntate, quindi è chiaro che è stato anche forse un po' più semplice, i numeri da capogiro. Il GF VIP, che anche qui all'ultima puntata ha vinto 26,36% di share, ci sta benissimo. Alla fine abbiamo la prima in classifica, ovviamente Liechtenstein Italia, perché il calcio unisce tutti noi, e quindi sabato sera il 27,76% di share e 6.640.000 telespettatori hanno guardato la partita della nazionale, come era giusto e prevedibile che fosse, sarebbe stato il primo posto. Questa classifica cioè, più una partita d'allenamento, lasciami aggiungere questo, perché anche io l'ho guardata, sembrava più una partita poverini. Sì, diciamo che era una partita per fare punteggio di gol, però insomma diciamo sì, che e non ci siamo riusciti perché c'era la faccia che comunque tamburellava dall'altra parte. Vabbè, sì, diciamo che non è. Però volevo far vedere una cosa. Se noi mandiamo la seconda foto, il secondo fotocartello che abbiamo, che è quella invece delle social top 5, cioè quei programmi che sono stati più twittati, che sono stati più social, noi vediamo come non c'è una perfetta corrispondenza tra quanto ha vinto le serate della nostra TV in questa settimana e quelli che sono invece programmi più twittati, più social, perché abbiamo il Grande Fratello al primo posto, che vabbè, nell'altra era secondo, quindi bene o male ci siamo. Abbiamo X Factor, che nella nostra classifica non poteva
mai entrare, perché comunque un programma Sky, quindi il bacino di utenti è molto inferiore. Squadra antimafia la chiudono per eccesso di ribasso, ma è più twittata e più social di quasi altra fiction, quindi per dire come c'è discrepanza tra il mondo dei social e il mondo poi di quella scatoletta che si chiama Nielsen Box, che è quella che registra i dati audited delle televisioni. I Medici, nonostante abbia avuto un successo pazzesco, è al quarto posto. Abbiamo al quinto posto ieri sera Che tempo che fa, che ha si è girato intorno al 13,6% di share, con c'erano gli studi Coldplay, Renzi e quant'altro. Quindi era, Che tempo che fa, terza nella classifica di domenica, perché al primo posto avevamo Braccialetti Rossi, al secondo posto Il Segreto e terzo posto Che tempo che fa, però è uno dei programmi più twittati. Quindi quando pensiamo che un programma va male dal punto di vista degli ascolti, dovremmo poi anche invece andare a guardare effettivamente il vero e proprio popolo sovrano, che è quello che generalmente, è vero che alcune volte si parla senza vedere, però se si twitta determinati argomenti è perché effettivamente c'è un bacino di utenti che sta guardando quel programma. E questa comparazione ci fa vedere proprio questo, come l'esempio calzante è proprio Squadra Antimafia, che verrà chiusa, che è stata chiusa, non ci sarà più la nona stagione perché appunto ha fatto pochissimi ascolti, ma in realtà da un punto di vista social è terza in classifica, quindi insomma le cose sono un po' più complesse di come le si immagina. Beh, poi più andremo avanti, più se ne terranno conto di queste robe qua. Insomma, alla fine dei conti qualcuno prenderà in seria considerazione se c'è un qualcun altro che con un click interagisce e quant'altro, e poi ne terranno conto. Vabbè, chi lo sa. Speriamo, magari in un futuro più prossimo. Chi lo sa. Invece, cambiamo totalmente argomento, o quasi, l'ho citato prima parlando di un medico in famiglia, parliamo finalmente di Rischia Tutto. Rischia Tutto, che ha visto due puntate speciali ad aprile, è stato anticipato su Rai 3 una striscia quotidiana dei provini, detta quasi quasi Rischia Tutto prova pulsante, e da un programma un pochino più lungo, di mezz'ora circa, il sabato sera, che si chiamava Viaggio nel paese del Rischia Tutto, dove si prendevano in considerazione uno o due concorrenti che poi ovviamente sarebbero andati in gara, e gli si raccontava in modo un pochino più specifico, un pochino più dettagliato e con attenzione. Finalmente, tre settimane fa, anzi questa sarebbe la quarta, giovedì prossimo sarà la quarta puntata, è cominciata questa nuova lunga avventura, perché si concluderà il 22 di dicembre, sono 9 puntate in tutto in diretta, quindi questa è una delle grandissime novità rispetto al Rischia Tutto degli anni 70, che si è in diretta, condotta da Fabio Fazio, che l'ha voluto fortemente, probabilmente era l'unico che poteva in qualche modo portare avanti questa tradizione del Rischia Tutto. E questo è l'inizio, è come inizia Rischia Tutto. Questa è la prima fase, la fase delle domande preliminari. Poi abbiamo il tabellone con sei materie, di cui una, e questa è la novità, la materia vivente, cioè un personaggio del mondo dello spettacolo che va a Rischia Tutto e che diventa materia per una sera, e sarà su di lui, saranno su di lui le domande, e poi ovviamente la cabina, la parte finale. Allora, volevo farti una domanda, proprio perché ormai Rischia Tutto, ormai lo stanno vedendo tutto, e noi abituati, i nostri genitori abituati nella versione cromie, nel senso che con bianco e nero, non avevano la benché minima idea di come fosse. Tu mi hai detto che mentre era in costruzione, tu hai visto molte anteprime, questo è lo studio fedele di quello che non abbiamo mai visto in bianco e nero. Fedele al 1000 per 1000. Lo studio, i materiali, i colori,
la disposizione, persino, io ti svelo una chicca, gli assistenti di studio hanno i camici, che sono i camici che una volta si mettevano tutti coloro, non solo gli assistenti di studio, ma tutti hanno i camici, per cui si torna indietro nel tempo con però un pizzico di colore, ma è assolutamente tutto come negli anni 70. Che tra l'altro c'è stato, mi hai detto che è stato un gran lavorone grazie a del materiale fotografico repertato da TV Sorrisi e Canzoni. Bravissimo, sì, diciamo che TV Sorrisi e Canzoni aveva delle fotografie, poi ovviamente abbiamo la memoria storica del signor No, quindi è chiaro che lui poteva dare una mano, ma... Ma quanti anni ha il signor No? Perché insomma... rimarrà un mistero. No, anche perché se c'era all'epoca e c'è adesso, insomma alla fine lui ha l'elisir della lunga vita... Non lo sapremo mai, Ludovico Peregrini è immortale, non lo sapremo mai quanti anni ha Ludovico, però dicevo appunto è tutto fedelmente ricostruito, è lo studio, è fare un salto indietro nel tempo, grazie appunto alle ricostruzioni fatte anche con l'ausilio di queste foto che erano state fatte da TV Sorrisi e Canzoni. E quindi questo è quello che c'era negli anni 70 con un tocco di colore. In realtà questo rischiatutto, se noi andiamo a guardare i dati d'ascolto, dopo una prima puntata che ha fatto il 13,80% di share con 3 milioni e mezzo di spettatori, sta un po' calando, effettivamente si sta notando. Dalla prima alla seconda puntata c'è stato un calo fisiologico di quasi, proprio di 3 punti. Sembra si sia assestato, se abbiamo poi il cartello lo possiamo far vedere anche al pubblico, e ci siamo fermati intorno al 10,61% in questa ultima puntata. La media del programma ad oggi è dell'11,76% di share con 2.994.667 telespettatori. No, non è questa, è la grafica di Rischiatutto, ma comunque se non l'abbiamo, non importa, è il cartello 4. Sì. Bravo. Si vede poco. Sì, se magari lo mettiamo in prima pagina come per le altre è meglio. E quindi insomma diciamo che per adesso sta andando bene, diciamo che comunque sono numeri buoni per Rai 3 perché sono superiori alla media di Rai 3 e quindi non si può che essere estremamente felici e contenti. Su un altro canale probabilmente non sarebbero gli insomma, non basterebbero, però non è detto che magari su Rai 1 potrebbe fare degli altri numeri. Però diciamo che la struttura è rimasta invariata, sono stati inseriti alcuni elementi nuovi come la materia vivente, come questa novità di avere ogni puntata una personalità del mondo del cinema, una donna del mondo del cinema che interpreta. Beh, anche il ruolo l'ausilio di Valletta. Del PC, no? Come? Anche l'ausilio del PC. L'ausilio del PC, sì, la domanda che immagino web. All'epoca di Mike. Dire, l'ausilio del PC voleva dire portarsi appresso un carrellino con tutto, però all'epoca era una forma di colonna. Non c'erano ancora, però devo dire che ancora nessuno ha voluto utilizzare il web. Allora, la domanda web è una domanda all'interno del tabellone per la quale si può chiedere l'ausilio del computer, l'ausilio telematico per rispondere a questa domanda. Beh, ovviamente. Come te la spieghi una cosa del genere? Strano, sul web troviamo di tutto, cioè quindi ci dovrebbe essere anche un rapporto guarda di fiducia. Guarda che il web è estremamente cattivo, il web sembra una cosa semplice, ma non lo è, visto e considerato che se si sbaglia con l'ausilio del web si perde il doppio. Sì, è vero. Non è. Io sinceramente non l'avrei nemmeno messa, però vabbè, ovviamente insomma sono scelte, ovviamente bisogna movimentare. La cosa difficile, secondo me, per questo Rischiatutto è che deve andare avanti per 2 ore. Noi qui ci siamo abituati a vederle di un'ora. Quello che è stato criticato a Fazio, al suo gruppo, anche poi in quella poi di Rai 1 di aprile, era proprio questa lunghezza.
ma una lunghezza che è data dai tempi di palinsesto, quindi è chiaro che bisogna inserire all'interno, perché Fazio non vuole snaturare quello che era il rischiatutto, e in certi versi ci sta dicendo, lo sta un pochettino chiaramente rendendo suo, perché ovviamente Mike è Mike e Fabio è Fabio, quindi sono due persone diverse e ognuno ha il suo modo di condurre. Credo fortemente che da aprile ad oggi, anche da un punto di vista della conduzione di un quiz, perché condurre un quiz, condurre un one-to-one, un talk show, un tavolo, come fa Fabio da 13 anni, sono due cose estremamente diverse. E quindi ci sono stati, a mio parere, dei miglioramenti da un punto di vista di conduzione, da quello che era aprile, con le due puntate di aprile, a quello che invece è adesso, a ottobre. Per cui pian pianino si stanno appunto facendo dei passi avanti. Credo ci siano ancora alcune cose magari da sistemare, che magari abbiamo visto nella prima puntata, come per esempio nella prima puntata sono stati, diciamo, interpellati forse un po' troppo quelli che erano gli ospiti, che sembravano un pochino quasi come gli ospiti che ha Che tempo che fa, perché alla fine qualcuno era anche simile, ad eccezione di qualche personaggio, perché seduti nelle prime file abbiamo in genere 4-5 personaggi famosi. Non mi chiedere perché sono messi lì, probabilmente non lo so per quale motivo, forse lo so ma non lo, meglio che non lo dica, però ci sono, devono essere interpellati come giusto che sia. Nella prima puntata probabilmente sono stati interpellati un po' troppo e perdeva un attimino di ritmo la cosa. Nelle puntate successive si è diventati un po' più naturali e di conseguenza li si interpella ogni tanto, però non esageratamente, non da mettere in secondo piano il rischiatutto, il quiz in sé. Poi che in 2 ore di trasmissione non si possono fare 2 ore di quiz, ma si debba spezzare perché bisogna arrivare a prendere le 2 ore di programma, si mettano tutti in anima in pace è così. Se bisogna tirare tardi, in qualche modo lo si deve fare. Lo si può fare bene, lo si può fare male. A mio parere, nelle ultime puntate sono state 3 puntate, per cui a mio parere lo si sta facendo abbastanza bene. Credo che appunto questo rischiatutto sia un connubio tra passato e presente, perché abbiamo il passato dettato proprio da tutta la cornice e dalle regole, dal gioco in sé, e poi questa introduzione di qualche piccola novità. Io ti dirò, a me ha appassionato, diverte cercare di rispondere alle domande, il tempo passa velocemente, è per quello che ti ho chiesto. No, è molto scattante. È molto scattante, è per quello che ti ho chiesto, parliamone più avanti, non soltanto parliamone più avanti perché voglio avere dei dati in più, ma parliamone più avanti per avere la possibilità di guardarmi anche una puntata, 2 da casa, perché la prima ero lì e il contesto è diverso. Il tempo in uno studio televisivo passa diversamente rispetto, certo, che a casa, di certo, conseguenza avevo a casa vedono il prodotto finito, ma anche in studio vediamo il prodotto finito perché siamo in diretta, però è un prodotto finito, ma sono proprio, se tu verrai un giorno e ti invito in uno studio televisivo, ti renderai conto che i tempi sono totalmente diversi, è tutto, sì, molto... C'è il tempo di andare a fumare una sigaretta o di andare anche solo in bagno? No. Allora, quando inizi la diretta sei sequestrato, prima puoi fare quello che vuoi ma non fumare la sigaretta, perché tra l'altro mi hai detto anche che c'è il sequestro di tutti i telefonini, no? Allora, a rischiatutto sì, vengono tolti per una questione di sicurezza, per evitare problemi ulteriori, ed bisogna essere completamente, anche il bello del gioco, cioè è brutto che magari qualcuno tira fuori il telefono e si va a cercare la risposta sul telefono. No, quindi, ma io mi immagino il suggeritore, no? Su internet già che... Anche, quindi per evitare questi problemi si è pensato di, insomma, evitare, guai ulteriori. E quindi niente, insomma, questo è questo rischiatutto. Io vi invito a vederlo perché secondo me è un prodotto di qualità, e sai, Rai 3 è la rete forse dove si può sperimentare
più di tutto, più di qualsiasi altro luogo, perché comunque permette di innovare e il pubblico che guarda Rai 3 apprezza l'innovazione, non è così su altre reti. Per adesso questa innovazione comunque è stata premiata, perché ripetiamo, è vero, dalla prima alla terza puntata c'è stato un calo ed è inevitabile ed è conclamato. Però è un calo un po' fisiologico, normale, ma soprattutto comunque rimaniamo al di sopra della media settimanale di Rai 3. Non guardiamo alla domenica che sì, anche sì, lì Fazio spopola con i suoi 13% dice, lasciamo perdere quello. Guardiamo alla settimana. È comunque al di sopra della media, quindi non possiamo mettere a tacere un po' tutti quelli che erano pronti col fucile puntato a sparargli contro, e sinceramente ne sono contenta che insomma siano stati zittiti. Quindi diciamo sicuramente, insomma, io spero che vada avanti, spero che insomma l'anno prossimo si possa ancora avere Rischia Tutto. Siamo in ritardissimo. Sì, siamo ormai oltre la media, ma tanto insomma la come fine. Sempre. Speriamo come che i nostri telespettatori abbiano la pazienza di seguirci fino all'ultimo, perché noi poi facciamo come la Marvel, no? Sai che nei film della Marvel, esatto, tutti arrivano tutti i titoli di coda e poi guarda caso c'è sempre, no? Esatto, esatto. L'input per il prossimo film. Esatto. Noi vi salutiamo e vi salutiamo con questo filmato, con questo video, che sono le domande in cabina a colui che ha vinto, che si è portato a casa il montepremio più alto di queste puntate, che è il nuovo campione di Rischia Tutto e che ritroveremo giovedì prossimo, quindi la settimana prossima, ed è il secondo video di questa sera. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo la settimana prossima. Grazie.